Sì, oggi è un evento che vuole fare proprio questo. Oggi qui vedremo diverse persone alternarsi a parlare delle competenze e dell'importanza delle competenze e della formazione dei giovani, ma lasciatemi dire non solo dei giovani, che oggi è fondamentale, insomma, che tutti quanti continuino sostanzialmente ad aggiornarsi, perché è una società che ormai è pesantemente incentrata su tecnologie e su processi digitali. Per cui è fondamentale che tutti i cittadini compresi siano al passo. L'esempio che portiamo qui oggi come Federico II è un esempio importante di come la formazione superiore, la formazione avanzata, quella che viene dopo la laurea, è in grado di poter dare poi delle risposte concrete al mercato. Noi oggi abbiamo una sessione bellissima perché c'è una sessione nella quale parlano i ragazzi, quindi i ragazzi racconteranno le esperienze che hanno fatto all'interno delle numerose accademie della Federico II, accademie che peraltro spaziano su temi che sono anche molto diversi tra loro, i temi digitali, ma anche i temi della medicina, i temi della agritech, quindi insomma delle esperienze concrete che dimostrano come lavorando col territorio e lavorando con le aziende si possono dare poi risposte concrete. Ma noi quello che stiamo provando a fare è proprio questo. In realtà l'idea è, lo diceva lei prima anche con la delega che mi è stata data in Ateneo, l'idea è quella di cercare di capire poi come le nostre attività di didattica, attività di ricerca possono avere poi un impatto concreto sul territorio. Per noi il territorio significa sicuramente, diciamo, Campania, Italia, mondo, ma è evidente che abbiamo un'attenzione particolare per quello che è il territorio della nostra città. Ci sono delle iniziative che sono sicuramente concrete, le faccio un esempio perché è quella che conosco più da vicino, perché è quella che dirigo. Con Deloitte abbiamo fatto un accordo che non è solamente legato alla formazione, ma è anche legato all'apertura di una sede napoletana che è stata aperta, diciamo, inaugurata nel 2020 e subito chiusa a causa del Covid. Quindi abbiamo ripreso a lavorare poi a fine 2021 e oggi abbiamo più di 650 ragazzi laureati che lavorano nella sede di Capodichino di Deloitte. Sono tutti ragazzi che sono laureati nella nostra università, che hanno fatto queste esperienze di Academy. È sicuramente importante per i ragazzi, però sfido chiunque a dire che questo non sia una cosa importante anche per la città.